Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Oggi siamo qui con l'evento del Ranking Dungeon, per l'appunto uscito questa notte all'interno del gioco, o meglio dire questa mattina, sul server di Evercrisis, dove oggi vi farò vedere, ovviamente come sempre, la mia run commentata del percorso con Super Boss e ovviamente il percorso senza Super Boss. Ovviamente due strade differenti che sfrutteranno ovviamente i punti di forza di questa run e che cercheranno comunque di permettervi di avere un punteggio discreto e riuscire, o per meglio dire tentare, di restare nella top 100. Io al momento scusatemi, io al momento ho finito niente ragazzi, stavo crepando. E io al momento ho finito il Ranking Dungeon con uno score che comunque può essere tranquillamente migliorato. Quindi partiamo da questo presupposto. Le run che io vi faccio vedere e che comunque ci tengo a condividere sono delle run quasi sempre safe. Quindi sono delle run comunque che tendono più a completare il percorso piuttosto che rischiare inutilmente su su punteggi più complessi che magari è meglio provare una volta presa confidenza con tutto il dungeon, no? Quindi io vi faccio vedere semplicemente una run molto semplice dove vi vado a mischiare un pochettino di rischio con i punteggi, con i boost degli score, ma fondamentalmente cerco sempre di anche utilizzare oggetti per completare la run piuttosto che fallire e perdere tutto il progresso. Questo mi sembra abbastanza logico. Vi allego anche la mappa della difficoltà Very Hard, che comunque è quella più importante che penso tutti quanti vogliano effettivamente vedere. Ve la allegherò sotto in descrizione, quindi nella descrizione potrete scaricare la mappa fatta interamente da me, che vi sto facendo vedere adesso a schermo, con tutti i boss, tutti i bonus che è possibile prendere, proprio per organizzarsi prima magari e ricordarsi effettivamente quali nemici e che cosa si può ottenere da un percorso piuttosto che un altro. Direi di farvi vedere il mio setup, perché comunque il mio score al momento è di 1.700.000, ma è comunque abbastanza migliorabile. Posso tranquillamente farlo salire un altro pochettino come score, credo di potercela fare, e vi faccio vedere il mio setup. Un setup che comunque può sembrare forte a prima vista, perché comunque uno magari guarda il power, guarda un pochettino anche delle armi che vede del rosa qui e lì, e quindi pensa che effettivamente questo sia un setup estremamente forte. Il problema di questo Ranking Dungeon è che partiamo con una base di fuoco e tuono al 20%. Quindi qui è molto importante utilizzare comunque personaggi di tipo fuoco e di tipo tuono per avere un vantaggio strategico. Il fatto è che come personaggi fuoco all'interno del gioco, a parte Cloud uscito a Capodanno con Arcanum fuoco e con setup effettivamente fuoco molto buono, non abbiamo un granché di scelte. Quindi si potrebbe ovviamente utilizzare Cloud come DPS fuoco, ma ricordiamoci che anche Cloud è lo stesso DPS tuono. Cioè non abbiamo avuto fondamentalmente una sorta di di accompagnamento, o comunque non abbiamo avuto una sorta di frazionamento delle forze, quindi magari un arcanum fisico o un arcanum magico magari dello stesso elemento. Abbiamo avuto soltanto Sephiroth, che con ovviamente il banner di Capodanno è più un supporto che un DPS fuoco, quindi diciamo che si può effettivamente sfruttare il setup con Sephiroth supporto fuoco e Cloud interamente fuoco, però come potete notare io ho sfruttato invece la vera natura del mio Sephiroth, quindi un Arcanum ghiaccio che nonostante tutto non subisce malus, e quindi io avendolo maxato in questa maniera riesco fondamentalmente ad essere molto forte
dal punto di vista offensivo, mentre invece Cloud, come potete notare, è praticamente un dual elemental. Infatti ho messo l'arma fuoco come arma principale, dato che il fuoco qui fondamentalmente fa da protagonista alla run, e poi la Murasame come arma secondaria, come seconda arma, come sub weapon, proprio per riuscire in un qualche modo anche ad avvantaggiarmi dove mi serve il tuono. Eris invece ha il ruolo più classico del mondo, cure e debuff. Finalmente ho portato la Sun Umbrella ad Overboost 6, quindi posso abbassare di 2 livelli subito difesa magica e difesa fisica, che mi dà un aiuto incredibile dal punto di vista comunque di risparmio ATB e anche ovviamente dal punto di vista strategico in generale. E poi, come detto prima, Sephiroth DPS ghiaccio, però con l'arma di Kuja che mi serve per depotenziare attacco fisico e attacco magico dei miei avversari, soprattutto una funzione che sarà utile con il super boss, e poi ovviamente Cloud, che invece si occuperà di fare soltanto danni. Vi faccio vedere un attimo il setup, dato che comunque è un setup identico che ho utilizzato sia per il boss che per il super boss, quindi probabilmente questa intro verrà utilizzata sia nel primo video che nel secondo video, per evitare di registrarne un altro. E vi faccio vedere appunto Sephiroth come DPS ghiaccio. Infatti, se notate le stats, ho praticamente l'attacco magico maxato e il boost ghiaccio, con tutte armi che mi danno attacco magico ghiaccio, magico fisico ghiaccio e poi boost HP e difesa fisica, che mi portano comunque ad avere quasi 7000 HP, che non sono male, però sinceramente avrei preferito forse qualche cosina in più, a dispetto comunque di un attacco magico di 3300 che è molto molto buono. È molto molto buono e mi consente comunque di fare dei bei danni, nonostante comunque non abbia un fortissimo bonus dal punto di vista ghiaccio, però il punto di vista magico posso tranquillamente sfruttarlo. Ovviamente come materie ho messo la materia AX, perché vi ricordo che qui il sigillo X, anche tramite la mappa che vi ricordo potete scaricare sotto in descrizione, la maggior parte dei boss avrà il sigillo X da breccare, quindi approfittatene e mettete tutti i boost X che potete. E poi ho messo fuoco e tuono come, ovviamente, come materie, proprio perché essendo la debolezza ed essendo comunque anche la potenza in più di fuoco e tuono, dove è possibile sfruttarla ovviamente sfrutteremo la debolezza o comunque in generale l'attacco magico per fare comunque un buon danno anche con le materie da 3 ATB e quindi risparmiare tempo. Come summon ho messo Shiva, perché è ovviamente più affine al mio setup, alla mia build, ma potete anche utilizzare Ramu. Ramu non è male, anche perché comunque tanti nemici saranno deboli al tuono, quindi se volete anche magari accelerare qualche fase di minion, potete sfruttare ovviamente Ramu. Per quanto riguarda Eris, invece, ovviamente attacco, diciamo, è un ibrido tra attacco magico e cure. Infatti, come potete notare, abbiamo un buon attacco magico di 2400, che sinceramente non è neanche male, e un healing di 2000 che mi permette comunque di curare abbastanza ed evitare di perdere troppi HP. Ovviamente il set Fairy Tail Sun Umbrella, che per Eris è probabilmente uno dei setup migliori da utilizzare in generale. Il vestito del Chocobo, che mi consente comunque di avere un po' di HP in più, infatti arrivo a 7100, che è già comunque discreta come cifra. E poi le materie, in questo caso sempre sigillo AX in fondo, materia di Fire, di Fyra in questo caso al centro, e poi il Fire Breach invece utilizzato come primo slot. Fire Breach perché ovviamente prendere un vantaggio dalla debolezza fuoco mi aiuta, soprattutto con appunto il boss finale, il super boss, che sono deboli al fuoco. Mi interessa di più avere Fire Breach piuttosto che Thunder Breach, quindi vado a pompare un po' di più su quello che è il mio setup fuoco. Sub weapon, che in questo caso ovviamente mi aiutano con cure e difesa magica, difesa fisica e boost di attacco magico, eccetera eccetera, portandomi comunque ad avere un buon attacco magico e delle buone resistenze. Infine Cloud invece buildato completamente fuoco,
fondamentalmente Cloud ha una build interamente fuoco, tranne per la Murasame che mi consente di fare dei danni e avere anche un piccolo boost per quanto riguarda i danni tuono. Le materie, anche in questo caso abbiamo sempre il sigillo AX che giustamente viene dato dall'arma fuoco che abbiamo sbloccato a Capodanno, quasi 3200 di attacco fisico molto molto buono e 7700 HP che sono probabilmente la cifra più alta e anche migliore ovviamente di tutto il setup. Summon Ifrit perché giustamente abbiamo tutto setup fuoco, vestito Arcanum fuoco preso sempre per i banner di Capodanno e poi come sub weapon abbiamo praticamente l'ascia di Glen che mi dà HP e boost fuoco, il collare di Red che mi dà boost attacco, cioè diciamo boost di attacco magico fisico e fuoco e poi l'arma di Matt che mi dà boost attacco fisico e tuono. Quindi in questo caso mi consente di incrementare sia il boost tuono che il boost fuoco, quindi avere diciamo un pochettino di potenza da una parte e dall'altra. Effettivamente non utilizzando le armi di Sephiroth qui potrei tranquillamente cambiare con l'arma fisica di Sephiroth che dovrebbe essere qui sotto, vedete, per incrementare comunque il boost di attacco fisico, ma come notate, avendo già comunque il boost fisico al massimo di livello 6, di livello 7, è inutile aumentarlo. Il boost di livello fuoco non mi aumenta perché rimane a livello 5, quindi tanto vale aumentare attacco magico fisico per incrementarmi un pochettino i numeri e farli salire un pochettino di più. E quindi avere il boost magico fisico che è meglio e il boost fuoco che invece rimane identico. Questo è il setup completo, quindi il setup che comunque ho utilizzato sia per la difficoltà, diciamo sempre very hard ma con super boss, e sia ovviamente per la difficoltà con boss normale. Vi allegherò ovviamente la mia run commentata, dopo ovviamente la presentazione di questo setup. Spero che il video possa esservi utile e adesso vi lascio appunto con il commento della run. Allora, eccoci qui con la run commentata senza super boss, quindi iniziamo subito a prendere ovviamente gli oggetti dalla cassa e la prima cosa che vado a fare per evitare problemi e comunque in generale evitare complicazioni, se non mi ricordo male, sì, è andare praticamente dal boss debole al ghiaccio tuono. Quindi praticamente alla Scorpion Sentinel per avere subito il boost fire, avere subito il boost fuoco. Qui in realtà ve la potete giocare in maniera anche piuttosto particolare perché potete andare anche direttamente da Elena. Forse andare direttamente da Elena subito non vi conviene più di tanto perché vi consiglierei di avere comunque almeno... vi consiglierei di avere almeno le summon cariche. Invece qui, come potete notare, grazie al ghiaccio di Sephiroth, alla riduzione della difesa e l'attacco tuono di Cloud, ho praticamente shottato il boss senza subire danni, quindi diciamo una sorta di kill facile, per come dire. E qui prendo praticamente il Fire Potencies del 50% in più. Perché questo discorso? Perché ovviamente, se vi faccio vedere anche la mappa, che cosa succede? Succede che qui avremmo potuto prendere praticamente uno score bonus del 20%, però con riduzione di attacco fisico e magico. E sinceramente non è una grandissima idea, quindi meglio comunque sia in questo caso prendere il boost fuoco, anche se in realtà... se non affrontate il super boss potete prendere il boost perché comunque il boss normale è abbastanza easy da sconfiggere. Qui adesso ho bisogno di prendere un'altra chiave per aprire il cancello di Elena perché appunto poi dobbiamo affrontare Elena, quindi dobbiamo andare verso l'altro avversario che comunque possiede due assassini abbastanza infami che riducono comunque la difesa fisica, però abbiamo comunque anche un boss debole al fuoco e quindi grazie al fatto che noi abbiamo incrementato la nostra potenza fuoco, come potete notare riusciamo in un modo o nell'altro a fare dei bei danni. Immune alla riduzione di difesa fisica e magica,
quindi l'unica riduzione che possiamo mettere è quella fuoco, che comunque ci aiuta tantissimo all'interno di questa battaglia. Con Sephiroth giustamente abbiamo una riduzione di attacco fisico magico che possiamo anche evitare se volete appunto essere un po' più offensivi, però se volete perdere un po' meno HP direi che comunque è una scelta molto molto buona. Detto ciò, ovviamente battiamo il boss. Qui in questo caso prendo lo score a discapito invece della riduzione più veloce degli HP massimi. Questo è un malus nuovo che praticamente stiamo avendo per la prima volta e quindi lo possiamo prendere, anche perché se riuscite a giocarvela senza troppi intoppi riuscite tranquillamente a prendere uno score bonus praticamente gratis. Questo è probabilmente uno dei boss più fastidiosi dopo Elena praticamente all'interno della battaglia, perché è vero che comunque ci sono i due cani laterali che non fanno tanto male, perché in realtà non fanno tanto male, però il boss di per sé è un po' fastidioso. È un po' fastidioso perché è molto resistente, non ci sono debolezze diciamo particolari, se non sbaglio forse quella per il tuono addirittura. Dovrebbe essere debole soltanto al tuono, quindi bisogna togliere i sigilli, anche perché è un boss che noi comunque ricordiamo anche dal farming fondamentalmente delle nostre risorse, perché lui appunto è il boss per farmare gli oggetti per il level up delle armi, quindi bene o male lo ricordiamo. Con Eris ovviamente vado a curare, Cloud e Sephiroth comunque fanno dei danni, come potete notare Sephiroth comunque sia i suoi 7000 erotti di danni li riesce a fare comunque nonostante appunto non ci sia una riduzione di danno ghiaccio o una riduzione di danno magico in generale, quindi possiamo tranquillamente sfruttarlo. Non utilizzo le summon, se non sbaglio forse utilizzo soltanto Shiva arrivato praticamente a un certo punto, solo per utilizzo Shiva giusto per aiutarmi. Probabilmente qui avessi utilizzato Ramu sarebbe stato un po' meglio. Io ho messo Shiva sia per una questione di abitudine ma anche un po' per distrazione, perché tecnicamente qui utilizzando Ramu probabilmente sarei stato un po' più aggressivo da questo punto di vista. E questo danno sicuramente non l'avrei subito, perché subire questo danno effettivamente mi ha abbassato tantissimo gli HP massimi, quindi avrei preferito probabilmente evitarlo. A questo punto sconfiggiamo il boss e qui ragazzi parte una delle magagne più brutte. Questo boss io effettivamente ve lo consiglierei come ultimo, se avete la possibilità di poterlo evitare fino alla fine, io vi consiglierei di tenerlo per ultimo, perché lui possiede praticamente un altro score bonus del 10%, però abbassando drasticamente tutte le difese magiche e fisiche, o comunque prendere questo diciamo malus di difesa magica e fisica dopo aver affrontato Elena, perché Elena praticamente fa un attacco istantaneo, cioè vi attacca praticamente subito con le granate che fanno danno fisico e vi leva un botto. Quindi magari prendere questo malus per ultimo prima di affrontare il boss e quindi potersi pompare un pochettino è la soluzione migliore, altrimenti prendetelo come ultimo e basta, almeno è il consiglio che vi posso dare. Elena è un boss fastidioso, è probabilmente il boss più fastidioso dell'intero dungeon, ed è qui che ovviamente vi consiglio di utilizzare la summon, quindi cercate di arrivare con la summon carica proprio per eliminare subito i minion, così non potete subire il malus di difesa fisica. Elena come potete vedere già praticamente prende metà HP down solo dalla summon, e poi qui ovviamente vabbè debuffata, che è comunque comodo, debuffare con Sephiroth qui è comodo, soprattutto se avete il malus di difesa fisica, perché come notate già praticamente di base lei mi toglie 2009, quasi 3000 HP così, solo col primo attacco, quindi può essere un po' fastidioso. Qui adesso c'è la parte in cui si deve rushare, quindi come potete notare abbiamo subito i danni e switchiamo subito fase, quindi lei praticamente passa subito alla fase difensiva e riesce a curarsi.
Non so se effettivamente si può bloccare la cura, perché io nell'altra run, se non mi ricordo male, sono riuscito addirittura a praticamente shottarla, solo che però lei si è curata lo stesso, quindi non vorrei che la sua cura sia appunto una fase scriptata che deve essere fatta obbligatoriamente, perché se così fosse effettivamente un po' fastidioso, però si potrebbe anche vedere. Qui riabbassa completamente tutte le difese, quindi non ci sono grossi problemi e la possiamo tranquillamente shottare subito. Quindi diciamo che Elena, il fattore pericoloso di Elena è il primo attacco. Se riuscite a sopravvivere al primo attacco, bene o male, e avete i giusti bonus, potete tranquillamente gestirla. E qui andiamo a prendere l'altro bonus 20%, riducendo però il nostro attacco fisico e magico. Ridurre attacco fisico e magico potrebbe essere un problema. Quindi io qua effettivamente per fare il contenuto ho utilizzato praticamente il Mega Elisir, cosa che ovviamente vi sconsiglio di fare perché vi leva un sacco di punteggio, però non ho utilizzato Fire Cocktail. Mentre invece qui ovviamente il boss finale comunque non è fortissimo, quindi anche perché è da solo, quindi la cosa che vi posso consigliare è utilizzare il Fire Cocktail su Cloud, se avete come DPS Cloud, e basta. Perché comunque, come potete notare adesso dai danni che comunque infliggiamo al nostro nemico, è abbastanza debole dal punto di vista delle difese. Vedete, già con la summon praticamente mezza vita se n'è andata. Basta fare un paio di attacchi e comunque si riesce a buttare giù. Quindi non c'è questa grossa difficoltà contro il nemico. È vero che qui abbiamo anche il boost fuoco aumentato tantissimo, e che quindi ci consente di fare molti più danni. Però come potete notare abbiamo subito dopo la fase break, quindi una volta che lo brecchiamo lo possiamo comunque attaccare e fare tanti danni. Quindi qui il Mega Elisir da me, cioè utilizzato da me, è stata un'esagerazione. Potete utilizzare tranquillamente solo il Fire Cocktail se prendete il bonus fuoco, se volete accelerare le cose. Se non volete accelerare le cose, prendete un altro malus, utilizzate magari appunto utilizzate il Fire Cocktail e quindi completate la missione. Come potete notare, 1.500.000 praticamente con una run direi abbastanza discreta, senza capriole incredibili, senza salti mortali, quindi penso che sia alla portata di tutti. Questa era la mia run con, diciamo, senza super boss. Spero che il video vi sia stato utile e noi come sempre ci becchiamo alla prossima.